Bentrovate ad un nuovo appuntamento con Umbria Week. Prima di cominciare facciamo presente che alcuni dei servizi che state per vedere sono stati registrati con un certo anticipo rispetto a questa messa in onda, quando ancora non erano entrati in vigore i decreti governativi e le ordinanze comunali in merito al contenimento di Covid-19. E a proposito di coronavirus, iniziamo con il documentarvi su come si è organizzato l'Istituto Tecnico Tecnologico Statale Alessandro Volta di Perugia per garantire la continuità di studio ai propri studenti. Sentiamo. Se gli studenti non possono andare a scuola, la scuola va dagli studenti. Dopo la temporanea sospensione delle attività didattiche frontali, come disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, gli istituti hanno dovuto predisporre modalità di didattica a distanza. E non si è fatto trovare impreparato l'Istituto Tecnico Tecnologico Statale Alessandro Volta di Perugia, che in fatto di didattica digitale è sempre stato un esempio virtuoso. In particolare, i suoi 1.700 studenti e 280 insegnanti hanno a disposizione un iPad e si appoggiano per le lezioni virtuali alle piattaforme ufficiali online di riferimento, che sono Classeviva, Spaggiari e Moodle, mentre la connessione in fibra ottica è fornita da Connesi, azienda Folignate. I docenti possono lavorare in due modi, o da remoto o online diretto. Da remoto significa che loro possono caricare sulla nostra piattaforma Moodle materiali che possono essere video, documenti e varie attività con le relative verifiche. E gli alunni si possono collegare anche loro da remoto come lo ritengono più opportuno. Si prevedono due incontri alla settimana per fare, diciamo, il punto della situazione. L'altra è in presenza, nel senso che durante l'orario scolastico, per esempio ho una lezione la seconda ora, si comunica alla classe che in seconda ora c'è il collegamento e quindi sono tutti collegati contemporaneamente e si può svolgere la lezione normalmente attraverso la rete. Al grido di Virtual Volta, la scuola è con te, la dirigente scolastica Rita Coccia ha condotto il suo esercito di insegnanti e alunni verso questa nuova, ma non troppo, sfida. Noi da anni usiamo didattica attiva e a maggior ragione in questo contesto di emergenza siamo in grado di attivare un apprendimento, un insegnamento a distanza proprio grazie a metodologie attive e a una tecnologia che usiamo da ormai da alcuni anni in questo istituto. Abbiamo pensato, perché siamo in due, Apple Distinguished Educator, di creare dei tutorial per fare usare l'iPad e creare dei contenuti digitali che possono essere utilizzati a distanza. Quindi abbiamo creato dei contenuti per creare delle video lezioni, dei contenuti per condividere materiali con gli studenti usando l'iPad. Questa è una grande occasione per poter sperimentare la didattica digitale anche in un momento che non sarà più di emergenza ma quotidiano. Noi lavoriamo da anni in questo senso e magari possiamo essere d'aiuto per il territorio e per chiunque, insomma, volesse il nostro supporto. Sulla scia dell'emergenza coronavirus, sempre più imprese in Umbria optano per lo smart working. Ad assisterle dal punto di vista della connessione internet e telefonia c'è Connesi, azienda Folignate. Ci racconta tutto Nicola Torrini. Rispondendo all'invito del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte di limitare i contatti tra le persone, al fine di contrastare la diffusione del virus Covid-19, sempre più aziende umbre si stanno organizzando per permettere ai propri dipendenti di continuare a lavorare da casa. Lo testimonia una delle imprese che si trova in prima linea per cercare di garantire servizi di smart working a PMI ed enti pubblici nel più breve tempo possibile. Connesi S.p.A., specializzata appunto nella fornitura di servizi di fonia e internet su fibra ottica, è infatti impegnata a tempo pieno nell'allestire infrastrutture tecnologiche in tutto il territorio regionale. Questa situazione è stata quanto di più inaspettato. Tuttavia l'azienda si è dimostrata all'altezza della situazione, iniziando già da qualche giorno a predisporre quella che era l'opportuna infrastruttura per consentire ai dipendenti
di lavorare da casa. Questa situazione ovviamente viene ad essere replicata presso le aziende dei nostri clienti, che cominciano a capire l'esigenza di avere una struttura forte ed affidabile per permettere ai propri dipendenti di continuare a lavorare e quindi di ridurre al minimo quelli che sono i danni provocati da una situazione d'emergenza come questa. A usufruire di queste tecnologie non sono però solo le attività produttive, ma anche le istituzioni scolastiche, che in Umbria stanno continuando la loro attività didattica con lezioni online. La rete internet e tutti i servizi connessi rappresentano oggi un vero sistema nervoso, soprattutto per il tessuto economico e anche culturale scolastico, visto che scuole e università si stanno attrezzando per consentire lezioni da remoto. La cosa, diciamo, un po' più difficile da affrontare, ma ampiamente gestibile, è proprio il carattere d'urgenza che questa situazione ha determinato. Infatti siamo stati in grado di approntare nel giro di pochissime ore, la sera per la mattina, appunto, per essere estremamente chiari, servizi smart working per realtà, per esempio, municipalizzate molto importanti del territorio umbro, che ci hanno chiesto la configurazione di oltre un centinaio di postazioni di lavoro. Diciamo che è proprio questa la differenza che c'è fra un operatore mass market e un operatore professionale del settore, che, seppur piccolo rispetto a quelli che possono essere operatori a carattere nazionale, riesce a dare risposte veloci, snelle e all'altezza delle richieste che vengono fatte dal cliente. Per la rubrica Focus Aziende ci occupiamo della società di autotrasporti Collantio Gubini, azienda da oltre 40 anni nel mercato, fondata da Pasquale Di Bacco. Sentiamo Manuel Guerrini. Il mercato dei trasporti e della logistica è in continua evoluzione. Per stare al passo con i tempi ed essere sempre competitive, le società del settore devono migliorare operazioni, distribuzione e gestione delle flotte. La società di autotrasporti Collantio Gubini, azienda leader del centro Italia nel trasporto di materiali sfusi, da 40 anni offre un servizio professionale caratterizzato da qualità, tempestività e affidabilità. Fondata da Pasquale Di Bacco, l'azienda ha sede in Umbria, ma opera in tutta Italia e anche all'estero, concentrando la sua rete di consegne in Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria e Svizzera. Un percorso professionale segnato da tanti successi e condiviso con la moglie Rosa e la figlia Elena. Oggi la Collantio Gubini ha all'attivo più di 18 dipendenti, un ampio e moderno parco mezzi e una media di 22 viaggi giornalieri. La sapiente sinergia tra le peculiarità della mentalità originaria umbra e la tipologia del mercato in cui la Collantio Gubini si è confrontata negli anni ha generato un modello di impresa efficace ed originale, riconosciuto anche dalla fiducia che grandi realtà industriali ripongono nell'azienda. Tracciare nuove rotte di sostenibilità è l'obiettivo futuro della Collantio Gubini, che da sempre segue il flusso del cambiamento per un trasporto sempre più green e sostenibile. Nuove sfide, conquiste e visioni di un'impresa che trasporta lungo lo stivale. Interconnettiamoci, ma con la testa. Si chiama così l'iniziativa organizzata da Lions Club e Leo Club di Deruta, rivolta agli studenti dell'Istituto Omnicomprensivo Mameli Magnini della città. Ce ne parla Nicola Torrini. Internet è una finestra che ci permette di affacciarci sul mondo, però permette, da questa finestra possono entrare anche altre persone nel nostro mondo, insomma, quindi ci sono anche dei rischi. Così, rivolgendosi a giovani studenti dell'Istituto Omnicomprensivo Mameli Magnini di Deruta, la pedagogista, mediatrice familiare e criminologa Stefania Palomba ha introdotto l'argomento della sicurezza dei ragazzi su internet. Un tema delicato che il Lions Club e il Leo Club di Deruta hanno voluto affrontare proprio con i soggetti maggiormente coinvolti. Organizzato dai due club nella struttura scolastica derutese, si è perciò svolto un incontro-confronto con gli alunni della scuola secondaria di primo grado.
E Lions ha come motto We Serve, cioè noi serviamo gli altri. Noi siamo un gruppo di persone che mettono a disposizione le proprie competenze, la propria professionalità e anche il proprio tempo, ovviamente, a disposizione della comunità, organizzando quindi degli incontri, dei servizi che favoriscano, come questo ad esempio, appunto, l'informazione su delle problematiche che stanno particolarmente a cuore alla nostra società. I ragazzi hanno grandi capacità ma poca consapevolezza, come del resto anche gli adulti. Purtroppo anche i genitori, anche le famiglie, tutti gli adulti usano con una certa leggerezza certi strumenti che hanno una potenza che invece dovremmo sempre considerare. Trattando temi come quello della pedofilia online, l'esperta Stefania Palomba ha spiegato ai ragazzi alcuni comportamenti da tenere quando si viaggia nel web. I genitori possono utilizzare il filtro, no? Il filtro famiglia, quindi, però loro non sanno, cioè quando sono in chat, loro non sanno chi c'è dall'altra parte. Affrontato poi il problema del cyberbullismo. Il trovarsi, per esempio, nella propria cameretta, da soli, può, tra virgolette, spingere a mettere in pratica dei comportamenti, no? Che nella realtà non farebbero, no? Poi l'essere soli, pensano di essere isolati, in realtà loro dovranno capire, anche di questo parleremo, che tutto lascia una traccia e quindi anche a loro poi si potrà risalire, insomma, nel caso che abbiano attuato, no, un qualcosa di poco lecito, diciamo così. Bartoccini, dove c'è amore? Incaltiber da oltre 40 anni nel settore edile. Esperienza e cordialità al servizio del cliente e oltre 3.000 articoli e materiali da costruzione nelle sedi di San Martino in Campo e Santa Sabina. Incaltiber, dalle fondazioni al tetto, tutto per la casa. Dal 1833 la farmacia Bolli è al servizio del cliente con professionalità e competenza. Aperta tutti i giorni dell'anno, dalle 8.30 alle 24, possiede oltre 20.000 referenze e reparti, specializzati nella dermocosmesi, omeopatia, fitoterapia, integratori alimentari, prodotti per il bambino, intolleranti al glutine e celiaci. E poi ancora, servizio infermieristico e cabina estetica, che fanno della farmacia Bolli un vero e proprio centro salute. Farmacia Bolli 1833. Tradizione e innovazione per la tua salute. Una delegazione di imprenditori e carrozzieri olandesi, per la seconda volta nel giro di pochi mesi, ha voluto osservare da vicino l'innovativa carrozzeria Excellence del Central Car Automotive Complex di Sant'Andrea delle Fratte. Ci dice di più Manuel Guerrini. Il tema dell'ambiente è sempre più al centro del dibattito pubblico. I comportamenti, i consumi e le politiche della nostra società sono sempre più orientati verso un approccio green e anche le imprese guardano con sempre maggiore attenzione a questa tematica. A Perugia, ad esempio, la carrozzeria Excellence del Central Car Automotive Complex di Sant'Andrea delle Fratte punta proprio verso questa direzione. Un'officina equipaggiata con attrezzature di ultima generazione che consentono un elevato risparmio energetico e riducono l'impatto ambientale. Un modello da seguire, tanto che una delegazione di imprenditori e carrozzieri olandesi, per la seconda volta nel giro di pochi mesi, ha voluto osservare e studiare da vicino la struttura perugina. Vengono a vedere le nostre tecnologie, vengono a vedere come abbiamo realizzato
le nostre moderne strutture, e questo per noi è un piacere, è una soddisfazione. In Olanda stiamo eliminando l'utilizzo del gas per ridurre la produzione di anidride carbonica, quindi cerchiamo delle soluzioni alternative. Qui le abbiamo trovate, ci sono attrezzature speciali, dispositivi elettrici altamente tecnologici, pannelli solari e quello di cui abbiamo bisogno in Olanda. Dotazioni tecnologiche innovative che rendono la carrozzeria Excellence una struttura all'avanguardia, maggiore efficienza e ottimizzazione dei costi nell'ottica di una maggiore sostenibilità. Tutta la nostra tecnologia è alimentata soltanto elettricamente. Non abbiamo altre fonti energetiche che non siano l'elettricità. E questo li ha lasciati molto stupefatti, hanno voluto sapere i costi dell'impianto, la resa, e devo dire che si parla sempre dell'evoluzione dei paesi del nord in questo settore, e invece questa volta li abbiamo stupefatti. La particolarità di questa carrozzeria è che si è affidata di noi e ha deciso appunto di cercare di trovare un modo per essere totalmente indipendente dall'utilizzo del gas, e poi ha combinato l'utilizzo di queste energie elettriche con i pannelli solari. Le tecnologie che abbiamo installato in questa carrozzeria utilizzano raggi infrarossi elettrici, e quindi non c'è più l'utilizzo dei bruciatori, e appunto sfruttando l'energia elettrica e prendendo l'energia dal sole si riesce ad avere un impianto di riparazione che è autosostenibile e ecosostenibile. E adesso veniamo al seminario formativo organizzato a Perugia dalla Libera Associazione Geometri Corciano Perugia Torgiano e Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della provincia di Perugia sul tema della bonifica dei materiali contenenti amianto, dalla valutazione del rischio agli incentivi per imprese e privati. Sentiamo. Dalla valutazione del rischio per la salute dei cittadini agli incentivi per imprese e privati interessati alla bonifica dei materiali contenenti amianto. Temi che necessitano di confronto e approfondimento, dei quali si sono fatti carico la Libera Associazione Geometri Corciano Perugia Torgiano e il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della provincia di Perugia, in collaborazione con la Rete delle Professioni Tecniche dell'Umbria, organizzando un seminario formativo per i professionisti, in particolare geometri, che sono un importante punto di riferimento per i cittadini in tema di edilizia e ristrutturazioni, ma anche per imprese e pubbliche amministrazioni. Il cittadino deve fare la valutazione del rischio dell'amianto, se possiede l'amianto che ovviamente è a conoscenza, tipo una copertura o cose visibili, per poi decidere cosa fare, cioè continuarlo a utilizzare perché magari è ancora buono, trattarlo oppure smaltirlo con le bonifiche. Uguali le pubbliche amministrazioni, devono aver fatto il censimento dei beni contenenti materiali che già hanno amianto e fare anche loro la valutazione del rischio e decidere se bonificarli, smaltirli e anche appunto trattarli o altro. Abbiamo visto dei picchi di interventi negli anni 2011-2012 giustificati dalla presenza di incentivi finalizzati al miglioramento degli ambienti di lavoro. Oggi, con la crisi economica a cui si assiste, purtroppo vediamo che le attività di bonifica sono molto ridotte, sono piuttosto basse, e quindi rischiamo di continuare ad avere questo tipo di materiali in opera per non so quanti anni ancora. Per il cittadino va anche sottolineato che la regione dell'Umbria fa fare delle micro raccolte. Le micro raccolte, per quanto riguarda l'amianto, sono delle cose estremamente semplificate che abbattono e non di poco i costi per la bonifica, per diciamo le piccole quantità, 15, 20, 30, 40 metri quadri di amianto. I dati relativi alla mappatura dei siti contenenti amianto, aggiornati al 2012 e riportati nel rapporto INAIL, evidenziano per l'Umbria 190 siti pubblici e privati interessati. Dall'ARPA poi sono stati censiti 137 edifici pubblici con presenza di amianto. La mappatura è stata eseguita nel 2006 con sopralluoghi in 115 edifici nella provincia di Perugia e 22 in quella di Terni.
Per quanto riguarda le imprese, la rilevazione è stata effettuata inviando a quelle iscritte alla Camera di Commercio, con più di 3 addetti e con codice Istat compatibile con la presenza di amianto, una scheda di rilevamento da compilare. Su 2.208 imprese hanno risposto in 220. La rilevazione è stata effettuata tra il 2009 e il 2010 e ha evidenziato la presenza di 96 imprese con copertura di almeno 5.000 metri quadrati dichiarati. Per quanto riguarda gli incentivi, ne esistono per privati cittadini e imprese che possono godere di detrazioni fiscali per ristrutturazione o, se si tratta di ricoperture, usufruire dell'ecobonus. Per le imprese c'è sempre tutto il discorso del bando INAIL, che anche per quest'anno è stato rifatto per l'amianto, che è settorializzato per regioni, è settorializzato, e questo dà il 65% dei costi sia per lo smaltimento che per la ricopertura. Per le pubbliche amministrazioni invece, allorquando abbiano fatto, voglio dire, già le progettazioni, quindi abbiano già fatto le valutazioni del rischio, c'è tutta l'incentivazione del Ministero dell'Ambiente, voglio dire, e per l'Umbria ci sono circa 2,5 milioni che in 3 annualità possono essere sfruttati per gli ospedali e per le scuole. Per la rubrica Focus Aziende ci occupiamo di Solo Pellet, impresa che vende e distribuisce pellet da riscaldamento domestico e industriale. Ci dice di più Manuel Guerrini. Tanta esperienza nel settore, grande conoscenza in materia e alta qualità dei prodotti. In una parola, Solo Pellet. Dal 2013, punto di riferimento in Umbria e nel centro Italia nella commercializzazione di pellet da riscaldamento domestico e industriale. L'azienda ha 2 punti vendita, uno a Bassia Umbra e uno a Elera di Corciano, oltre a un point ufficiale a Ponte Rioli Todi, uno di prossima apertura a Città di Castello e vari rivenditori autorizzati nel Lazio. Da Solo Pellet si può trovare una vasta gamma di prodotti selezionati per il riscaldamento della casa e non solo. Abbiamo una larga gamma di prodotti che partono dall'abete rosso, abete bianco, i misti conifera, per arrivare fino alle latifoglie, faggio quercia, faggio e faggio rovere. Oltre al pellet abbiamo tutta la gamma di avolina e quindi tutti i prodotti specifici che riguardano comunque sia il pellet e qualcosina sul discorso della legna, quindi camini e stufe a legna. E poi per quanto riguarda invece gli addolcitori dell'addolcimento delle acque abbiamo, diciamo, in esclusiva il sale, un sale che viene dalle saline austriache, insomma, che si chiama Acqualinda e che è un prodotto anche quello che abbiamo in esclusiva qui per l'Umbria. Tutti i pellet in vendita sono certificati EN Plus A1 ed EN Plus A2 e vengono distribuiti a privati e rivenditori con numerosi servizi e offerte dedicate. Per quanto riguarda il privato non c'è un ordine minimo che va dal sacchetto, insomma, in su. Consegniamo abbiamo diversi mezzi, con sponda elettrica, idraulica e traspallet elettrico riusciamo a portare il pellet fino a casa, insomma, dei privati. Per quanto riguarda i grossisti, viceversa, chiaramente le quantità sono diverse e con i tir riusciamo, insomma, ad arrivare fino a destinazione. La stagione è divisa in 3 fasi e in queste 3 fasi i prezzi cambiano a seconda della stagione e noi, diciamo, che avvertiamo, comunichiamo ai nostri clienti quando questa promozione inizia con dei messaggi, chi ha WhatsApp oppure mail oppure SMS, e quindi li avvertiamo di questa promozione. Per chi non ha posto e vuol comprare il pellet d'estate, visto che il prezzo d'estate e d'inverno c'è una bella differenza, abbiamo la possibilità di farglielo acquistare in estate, e chi non ha posto glielo stocchiamo qui da noi nei nostri magazzini e vengono a ritirarlo mano a mano nel periodo invernale. E adesso con Connessi S.p.A. andiamo a Macerata, dove, seppure con qualche disagio dovuto all'emergenza coronavirus, si è tenuta la 31ª edizione di Musicultura, festival della canzone popolare d'autore. Vediamo come, con Nicola Torrini. Pur portando con sé inevitabili disagi, l'emergenza coronavirus a Macerata non è riuscita a fermare Musicultura, che proprio quest'anno debuttava nel prestigioso teatro Lauro Rossi. La 31ª edizione del Festival della Canzone Popolare d'Autore, a seguito delle misure del governo per limitare la diffusione del Covid-19, si è infatti vista costretta a tenere le ultime audizioni live a porte chiuse.
Ciò non ha però impedito al pubblico di seguire le esibizioni degli artisti. Grazie alla consolidata partnership con Connesi, impresa umbra specializzata nella fornitura di servizi in fibra ottica, tutte le serate sono state infatti trasmesse in diretta sulla pagina Facebook del festival. Connesi, dopo averci affiancato in tutti questi anni nelle varie fasi del festival, da quest'anno anch'essa sarà protagonista ancora di più nelle audizioni attraverso appunto tutto il cablaggio, tutta l'organizzazione che riguarda il Teatro Lauro Rossi, che ci consentirà di effettuare lo streaming in diretta, per cui oltre alla copertura dell'Arena Sferisterio che avviene nel mese di giugno, da quest'anno c'è un'importante e ulteriore presenza al Teatro Lauro Rossi di Macerata. Connesi ha avuto l'opportunità di collegare uno dei simboli più importanti di Macerata dopo lo Sferisterio, anche quello del Teatro Lauro Rossi, un teatro storico che ha permesso quindi a Connesi, grazie anche alla ottima partnership con il Comune di Macerata, di poter rendere all'avanguardia questo importantissimo teatro e renderlo anche tecnologicamente avanzato, con la possibilità di utilizzare streaming in diretta, di trasmettere quindi tutti quelli che sono gli eventi che verranno svolti direttamente all'interno del teatro, e anche quello che riguarda anche gli addetti ai lavori, che potranno sicuramente utilizzare un prodotto e un servizio che renderà al meglio e renderà più semplice il lavoro svolto da tutti i tecnici e da tutti gli addetti ai lavori. I numeri di Musicultura 2020 parlano chiaro. 53 sono gli artisti saliti sul palco del Lauro Rossi, 159 le canzoni e 11 gli spettacoli, che hanno ottenuto circa 100.000 visualizzazioni nelle dirette streaming su Facebook. Le tre serate conclusive del festival, in cui si esibiranno gli 8 vincitori del concorso, si terranno da giovedì 18 a sabato 20 giugno all'Arena Sferisterio di Macerata, e anche in questo caso, grazie alla collaborazione con Connesi, sarà possibile seguire in diretta online gli spettacoli. E adesso che sono più grande. Per la rubrica Focus Aziende siamo stati al DS Automobile Store di Romeo Auto, uno showroom interamente dedicato alle automobili del marchio francese facente parte del gruppo PSA. Vediamo. Il gruppo Romeo Auto spinge sull'acceleratore e apre un nuovo showroom interamente dedicato al marchio DS Automobile, brand premium del gruppo industriale francese PSA. L'azienda è in forte crescita, stiamo aumentando i numeri, nonostante comunque siamo in un momento di incertezza nel mercato automobilistico a livello nazionale, e quindi l'azienda ha deciso di adibire un posto specifico per creare uno showroom a tutti gli effetti per questo brand. Possiamo trovare tutta l'esposizione della gamma DS, che attualmente ha in gamma due modelli, DS3 Crossback e DS7 Crossback, per poi avere qui e nei prossimi 3-4 anni un'uscita nuova di un modello ogni anno. Punto di forza su cui si prevedono forti investimenti per il futuro è il mondo dell'ibrido e dell'elettrico. Su DS troviamo le versioni DS3 Crossback e Tense, una vettura 100% elettrica, un B-SUV, DS7 Crossback e Tense 4x4, una vettura plug-in hybrid, quindi avremo anche la prima vettura nel gruppo PSA e per DS a trazione integrale. Ben preciso il target di clienti a cui DS Automobile si rivolge. Una clientela che si vuole identificare, che vuole uscire un po' anche dagli schemi, avere un prodotto molto ben rifinito, allacciandomi al concetto del savoir-faire, quindi il saper fare alla francese, che è il loro biglietto da visita nella produzione, nella creazione di questi prodotti, quindi dai tessuti, le pelli, le cuciture a contrasto, quindi tutto un concetto di lusso alla francese, da differenziare al premium tedesco. La grande novità in casa DS per il 2020 è l'arrivo di DS9 e-Tense. Ammiraglia di punta del brand, che è disponibile nella versione plug-in hybrid da 225 cavalli. Vi aspettiamo in concessionaria in via Barteri 5 a Perugia per provare e toccare con mano tutto il mondo DS.
E adesso motori con Satiri Auto e le nuove Fiat Panda 500 Hybrid, le prime city car ibride del gruppo FCA. Ce ne parla Manuel Guerrini. Piacevolezza di guida, risparmio e soprattutto rispetto per l'ambiente sono le principali caratteristiche delle nuove Fiat Panda e 500 Hybrid, i primi modelli del gruppo FCA nel segmento delle city car ad adottare la tecnologia ibrida. Le due icone del brand torinese quindi rivoluzionano la mobilità urbana, riducendo i consumi di carburante, diminuendo le emissioni inquinanti e permettendo di circolare liberamente senza limitazioni al traffico. La nuova serie speciale sarà riconoscibile dal badge a forma di H sul montante centrale, dalla livrea color verde rugiada e dal logo identificativo Hybrid sul portellone posteriore. In Umbria si possono trovare nelle concessionarie Satiri Auto in tutte le loro sedi. 500 e Panda ibrida sono all'avanguardia appunto tecnologica, con un infotainment interno completamente rinnovato e appunto pronto per essere utilizzato dai nostri clienti e amanti anche un po' del green. Siamo molto felici perché tutto questo può essere offerto ai nostri clienti ad un prezzo contenuto. E a proposito di green, FCA ha iniziato un percorso verso un business sostenibile grazie alla partnership con Tridom, società italiana che permette di piantare un albero a distanza e seguire la sua storia online. Tutti i clienti che sottoscriveranno un finanziamento FCA Bank per l'acquisto di 500 e Panda ibride riceveranno in regalo la possibilità di adottare un albero tramite piattaforma Tridom nella foresta appunto che ha creato FCA Bank per ridurre le emissioni di CO2. Grande attesa anche per la nuova 500 completamente elettrica in vendita nei prossimi mesi, un modello che si rinnova non soltanto nella motorizzazione ma anche nello stile. Siamo veramente felici perché non solo è stata rinnovata completamente nel design esterno, ma rappresenta anche delle tecnologie molto avanzate al proprio interno, a livello di infotainment e di sicurezza. Ma soprattutto ha un'autonomia di 320 km e quindi è un'autonomia molto importante per un motore elettrico. Questo significa che il brand FCA sta sposando un business di sostenibilità e noi siamo molto vicini come azienda a questa tematica. Vi aspettiamo nelle nostre sedi per provare 500 e Panda ibrida. Venite a trovarci. E questo era il nostro ultimo servizio. Vi ricordo che potete rivedere tutti i servizi andati in onda sul nostro canale YouTube e continuare a seguirci su Facebook, Twitter e Instagram. Vi invito inoltre a visitare il sito www.avinews.it. Da Avinews è tutto, un buon proseguimento con i programmi della rete.